Il sindaco più giovane di questa reunion di oggi, Gianmarco Cimino, primo cittadino di San Mango da poco, quindi anche auguri e in bocca al lupo per il suo mandato. Oggi è una giornata storica, ne parlavamo con il sindaco di Carpanzano, che è un po' il paese depositario di questa meraviglia che è il mantello dell'imperatore Carlo V. Cosa vuol dire, ecco, per questo territorio questo evento di oggi e che porte, che strade può aprire per il futuro? No, assolutamente è importante la manifestazione di oggi perché dà la possibilità, soprattutto con questo rapporto che si è creato con le scuole, di far conoscere anche il patrimonio storico-culturale di questo territorio. Carlo V sicuramente ha avuto un ruolo importante per la Calabria tutta, una regione meridionale che ha avuto anche una posizione strategica durante il suo impero. Cercare di creare questo rapporto simbiotico tra le istituzioni scolastiche, le amministrazioni comunali, la parrocchia e quindi la chiesa è fondamentale per tracciare vie di sviluppo su un territorio, il nostro, che ha delle bellezze che dovremmo raccontare di più e meglio alla Calabria intera, ma non solo.